Guardia di Finanza Cosenza, accertato danno erariale per oltre 3 milioni e mezzo di euro, segnalati 4 dirigenti dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza per responsabilità amministrativo-contabile. La Regione ora si affida all'Università, obiettivo recuperare i ritardi sui rifiuti, si tratta di una condizione abilitante per accedere ai fondi Unione Europea. La Calabria pigia sull'acceleratore, altra iniziativa, Family Bucks Day in programma per le prossime giornate, andamento più spedito nelle inoculazioni. Pulizia della Bambinopoli, la villetta del centro storico di Bivongi, Medambiente, IEP e Associazione Teatrale hanno rimosso le sterpaglie cresciute nel periodo di Covid. Discarica la zingara e il TAR ha stoppato l'iter, prevalente l'esigenza di tutelare la salute pubblica. Bentrovati, giornale di Telemia, cominciamo da Operazione Ebis e dallo studio radiologico di Siderno. Oggi abbiamo un approfondimento dove lo studio radiologico replica a quanto accaduto nelle ultime ore. Dopo l'operazione della Guardia di Finanza di ieri, che ha visto il sequestro di tra beni mobili e immobili, conti correnti di un importo di oltre 4 milioni di euro nei confronti dello studio radiologico di Siderno, oggi è la stessa struttura a voler precisare alcuni fatti relativamente alla vicenda appunto dei presunti doppi pagamenti. Intanto lo studio radiologico precisa che si tratta di episodi accaduti nel febbraio del 2009, non certo ieri. Per questo, dicono allo studio radiologico, il fatto ci lascia perplessi come viene denominata un'operazione bis, un provvedimento cautelare vecchio di 2 anni. I fatti contestati allo studio radiologico sono gli stessi 2 anni fa e ora come ad allora, dicono, intendiamo ribadire la nostra estraneità agli stessi, assieme alla certezza che la verità verrà infine accertata dalle competenti autorità nel cui operato riponiamo la piena fiducia. Dallo studio radiologico ripetono che i rapporti con l'ASP sono stati sempre caratterizzati dalla massima legalità e trasparenza. I crediti per i quali è stata fatta la transazione nel 2015 sono stati accertati con sentenze definitive dai competenti tribunali. Atteggiamento dello studio radiologico, ribadiscono, anche nei confronti delle autorità inquirenti, è sempre stato improntato alla massima lealtà e collaborazione e si è addirittura pronti a restituire eventuali pagamenti in esubero qualora ciò dovesse risultare da un accurato accertamento contabile che però, dicono, al momento non è stato ancora eseguito. Nel frattempo lo studio radiologico continuerà a lavorare e a garantire, come si è abituati d'altronde da 40 anni, i servizi essenziali di elevatissimo standard qualitativo per i cittadini calabresi. In relazione a servizi giornalistici andati in onda su media anche nazionali, oltre che con riferimento agli articoli di stampa pubblicati su diversi quotidiani, tutti relativi alla richiesta di rinvio a giudizio richiesto dalla Procura di Reggio Calabria nei confronti di 19 persone coinvolte a vario titolo nella vicenda dei doppi pagamenti ricevuti allo studio radiologico di Siderno da parte dell'ASP Regina, intendo precisare, qui scrive l'ex assessore al bilancio della Regione Calabria, Fragomeni. In diversi articoli vengo definita assessore pro tempore, cioè all'epoca dei fatti contestati. Questa ricostruzione è totalmente falsa, dice la Fragomeni, in quanto la transazione oggetto del procedimento, a seguito della quale sarebbero avvenuti gli asseriti doppi pagamenti, risale al 2015, periodo in cui non solo non ero assessore, lo sarei diventato solo 3 anni più tardi, nel 2018, ma non rivestivo alcuna carica politica. La notizia non è di poco conto, in quanto mi viene così attribuito un intervento quale assessore a supporto della commissione di un reato. Ho una fiducia incondizionata nella magistratura. L'ipotesi di concorso in un reato quale socia di fatto è priva di qualsiasi fondamento e sono quindi sicura che i giudici accerteranno la mia totale estraneità negli episodi contestati, così Maria Teresa Fragomeni. I finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza, all'esito di accertamenti eseguiti su delega istruttoria disposta dalla Procura regionale della Corte dei Conti presso la sezione giurisdizionale per la Calabria, hanno contestato un danno erariale di oltre 3 milioni e mezzo di euro nei confronti di 4 dirigenti pro tempore dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Nei confronti dei medesimi dirigenti, ai quali i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria Cosenza lo scorso
gennaio, avevano notificato altrettanti atti di costituzione in mora. L'autorità giudiziaria contabile ha proceduto a notificare gli inviti a dedurre. L'attività di indagine è condotta dalle Fiamme Gialle in costante coordinamento con il vice procuratore regionale, dottor Giovanni Di Pietro. E andiamo adesso alla operazione Arma Cunctis. Sconfiate le accuse, sentiamo in quale misura. 5 condanne per 7 anni di reclusione e 8 assoluzioni è stato questo l'esito della sentenza nel filone in ordinario del processo scaturito dall'operazione Arma Cunctis. L'ha emessa ieri pomeriggio il Tribunale di Locri, presidente Annalisa Natale, consiglieri Cristina Foti e Mauro Bottone, che in linea con la sentenza del filone concluso pochi giorni fa con il rito abbreviato, ha ridimensionato l'impianto accusatorio e le pesanti richieste di condanna formulate dalla Procura Antimafia Regina, che aveva chiesto circa un secolo di carcere per i 13 imputati accusati a vario titolo e con modalità differenti di reati in materia di droga e di armi. Gli imputati condannati sono Giuseppe Cherubino, a cui sono stati inflitti 2 anni e 2 mesi di reclusione, Vincenzo Grasso, 1 anno e 8 mesi pena sospesa, Francesco Pedisano, 4 mesi, Fabio Romanello, 1 anno e 6 mesi pena sospesa e Domenico Russo, 2 anni. Sono stati invece assolti gli imputati Paolo De Angelis, Dieng Mormada, Vincenzo Malafarina, Domenico Manno, Antonio Marando, Domenico Pelle, Francesco Giorgi e Francesco Vitale. Il Tribunale ha rigettato le richieste risarcitorie delle parti civili Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria e Comune di Siderno. In sede di discussione sono intervenuti ieri gli avvocati Domenico Leone, Nicola Crimeni, Antonio Ricupero, Pietro Bertone, Sebastiano Brancati, Emanuele Procopio, Maria Teresa Barbaro, Antonio Severino, Nicola Tallarida e Vincenzo Gerasolo. Tutti hanno evidenziato tra l'altro l'incertezza sulle individuazioni degli imputati e l'insussistenza di riscontri al contenuto intercettivo posto a fondamento dell'inchiesta, con la quale gli investigatori della squadra mobile della Questura di Reggio Calabria e del commissariato di polizia di Siderno, che all'epoca avevano ritenuto di aver individuato l'esistenza di un mercato clandestino di armi tra Locri e Siderno, dove poter scegliere di acquistare tra vari tipi di armamenti e trovare un funzionamento di vario genere, oltre ad un mercato di commercio illecito di droga. Il Tribunale ha riservato in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione. Il troncone dell'abbreviato, come detto, si è concluso in appello nei giorni scorsi, con condanne per circa 44 anni di reclusione, inflitti a 21 imputati. Io avevo una responsabilità politica non di natura gestionale. L'istruttore aspettava l'ufficio preposto che valuta la legittimità della proposta e verifica la sua sostenibilità. Lo dice il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ieri pomeriggio in aula bunker, dove è proseguito il suo interrogatorio nel processo Miramare, nato dall'indagine della Procura sull'affidamento nel 2015 del Grand Hotel. E adesso i numeri del virus in Calabria, la consueta pagina con anche quanti morti abbiamo registrato nelle ultime 24 ore. Leggermente in salita i nuovi casi positivi in Calabria, sono 327 a fronte di 3.206 nuovi soggetti testati, con un tasso di positività dell'8,70%. 4 le vittime con 1.100 decessi complessivi da inizio della pandemia, in calo di 2 unità i ricoveri in area medica, 400, mentre restano stabili a 28 quelli in terapia intensiva. Poi una forte flessione, meno 503, anche per gli isolati a domicilio, che sono 12.025, e dei casi attivi con un meno 505. I guariti invece sono cresciuti di 828 unità. Sul fronte dei posti letto, nonostante il continuo calare del tasso di occupazione a livello nazionale, la Calabria è l'unica regione d'Italia al di sopra della soglia di allerta del 40% per l'area medica. In terapia intensiva invece il tasso è sceso al 18%. Stando a Gimbe, nella settimana dal 5 all'11 maggio la Calabria ha migliorato relativamente i casi positivi per 100.000 abitanti, scesi a 700, con un
calo del 15,6% rispetto alla settimana precedente. Sul fronte vaccinale, la percentuale di popolazione che ha effettuato il ciclo completo è pari all'11,3%, a cui aggiungere un ulteriore 14,4% della prima dose. Per gli over 80 invece hanno completato il ciclo il 62,4%, contro una percentuale riferita al resto d'Italia del 77%. Il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Sperri, nell'ambito delle misure di contrasto alla Covid-19, ha firmato oggi l'ordinanza che proroga per altri 7 giorni la zona rossa nella frazione di Paravati del comune di Mileto, in provincia di Vibo. Le nuove misure sono in vigore fino al 20 di maggio 2021. Autocertificazioni taroccate con lo scopo di percepire indebitamente buoni spesa Covid. Sono 478 le persone denunciate dai carabinieri della compagnia di Vibo con l'accusa di false attestazioni a incaricato di pubblico servizio e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Procura. Tra le persone denunciate anche alcuni affiliati all''Ndrangheta. E adesso andiamo ad un'altra accelerazione che si intende imprimere alla somministrazione di vaccini in Calabria attraverso il Family Vax Day. Sabato 15 maggio in Calabria è in programma il Family Vax Day. Nella giornata internazionale della famiglia, la Regione Calabria, il Commissario della Sanità, la Protezione Civile, l'Esercito e la Croce Rossa vogliono ribadire l'importanza della vaccinazione per se stessi e per i propri cari e sensibilizzare tutti i calabresi sul tema. In questa occasione verranno implementati alcuni centri vaccinali per portare al massimo le somministrazioni. La prenotazione è obbligatoria per evitare disagi e assembramenti e per far lavorare in serenità ed efficienza il personale. Potranno accedere alla vaccinazione le categorie fragili, le classi d'età over 50 e caregiver. In questa occasione, è scritto in un comunicato, verranno implementati alcuni centri vaccinali per portare al massimo le somministrazioni. Si ricorda quali sono i caregiver aventi diritto: chi fornisce assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto, il familiare convivente di soggetto affetto da disabilità grave, disabilità fisica, sensoriale, intellettiva e psichica, ai sensi della legge 104/1992, articolo 3,3, come previsto dalla tabella 2 delle raccomandazioni ministeriali del 10 marzo in relazione alle priorità della vaccinazione anti-Covid-19. Il genitore tutore affidatario di minore estremamente vulnerabile, rientrante nelle aree di patologie previste dalla tabella 1. I conviventi dei soggetti affetti da condizioni di estrema vulnerabilità, rientranti nelle seguenti patologie: malattie neurologiche, pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive, malattie autoimmuni e immunodeficienze primitive, patologia oncologica, pazienti oncologici e oncoematologici in trattamento con farmaci immunodepressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi della sospensione delle cure, trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche. Crisi nel settore del wedding, diverse manifestazioni in Calabria, cominciamo da quella di Crotone. Si spera nella ripartenza per riprendere a lavorare regolarmente dopo oltre un anno di fermo forzato causa pandemia. Il settore del wedding è tra i più penalizzati in assoluto. Stiamo parlando di fotografi, videografi, animatori, atelier per gli sposi, locali che organizzano le cerimonie, tra tutte i matrimoni, ma anche le altre ricorrenze. Incontriamo a Crotone Sebastiano Aloia, fotografo e responsabile regionale di Confartigianato Imprese. Il bilancio è drammatico. Le serrande sono aperte, ma non abbiamo le richieste dei servizi. Noi come servizi fotografici da wedding, quindi tutta la filiera wedding, come tutti sapete, è ferma da un anno, con delle false aperture, false speranze di poter programmare una data, e gli sposi ci stanno creando quella problematica di fissare una data, anche perché basti pensare che una sposa che deve organizzare il proprio matrimonio, anzi gli sposi che devono organizzare il proprio matrimonio, lo fanno un anno prima. Siamo dal 2020 purtroppo, che non abbiamo date certe, che gli sposi stanno avendo tanti problemi perché devono spostare tra la previsione e un'altra. I matrimoni si programmano un anno prima. Paradossalmente, pensare a un'azienda come la mia, che mediamente all'anno fa dai 50 ai 60 matrimoni, basti pensare che quest'anno io ho fatto 3 preventivi. In questo periodo in qualche modo lo Stato vi ha sostenuto? Quest'anno ho constatato purtroppo che lo Stato non riesce a tutelare i propri
i propri cittadini, proprio perché è paradossale, abbiamo avuto pochissimo come ristori. Basti pensare che io ho dei colleghi con cui mi confronto in Spagna, in Inghilterra, il quale il giorno dopo dell'epidemia hanno avuto sui conti correnti i soldi. Noi abbiamo avuto in tutto, per farci capire, un 3.000 euro, 1.000, in tutto l'anno e mezzo. Basti pensare che la perdita, qua si stiamo parlando solo del mio negozio, e nell'anno e mezzo abbiamo perso intorno ai 280.000 euro. Sperate ovviamente di ripartire. Cosa ci immaginiamo? Che come è stato fatto un aiuto per il turismo con delle azioni mirate dalla regione, si pensi anche al settore wedding e quindi tutta la filiera wedding. Io per far capire subito, quando faccio degli esempi, basta pensare a un atelier da sposa. Un atelier da sposa con il codice antico viene abbinato al negozio di abbigliamento, ma l'atelier da sposa vende solo abiti da sposa. La stessa cosa è il fotografo che fa wedding, fa solo servizi fotografici per matrimoni, quindi non facendo quello non può minimamente sopravvivere. Dalla piazza di Crotone a quella di Locri, anche qui operatori del wedding in sit-in. Gli operatori del wedding della Locride si sono riuniti ieri pomeriggio davanti al Palazzo di Città di Locri per rivolgere un appello alle istituzioni affinché si predisponga una ripartenza controllata ma chiara e risolutiva del settore matrimoni, che ha subito una forte battuta d'arresto in questi mesi a causa del Covid. Noi, dicono, vogliamo ripartire e abbiamo bisogno di ripartire e vogliamo una data certa per la ripartenza, è quanto mettono in evidenza i professionisti del wedding. Il progetto ovviamente è quello di rendere il settore al centro di una destination della Costa del Gelsomini. La frase simbolo di questa giornata vuole essere una risposta a chi si è sempre chiesto che cosa muove la buona economia calabrese, sottolineata dagli operatori, e che il wedding è la prima industria della Calabria, ed è proprio così, tutto ruota intorno ai matrimoni. La Calabria offre una buona ristorazione, ma anche tanti scorci e paesaggi straordinari, e poi delle strutture degne di celebrare i migliori matrimoni, anche in considerazione del fatto che il matrimonio non è una semplice cerimonia, ma di fatto comprende una serie di attività, quella che parte dal servizio fotografico multimediale, ma anche tutto l'indotto del settore edilizio e quello del commercio, e arriva addirittura all'artigianato, e innesca così un circolo economico lavorativo virtuoso che rappresenta e che gira tutto intorno all'evento. Anche per questo, come lo aveva detto anche lo stesso presidente della regione facente funzione Nino Spirlì, è un'importante quota di mercato, e per questo motivo si richiede l'impegno di tutti per ripartire. Gli operatori del wedding sono rimasti in piazza per diverse ore per sensibilizzare e raccogliere firme, in modo che nessuno possa ignorare che di fatto il wedding è la prima industria calabrese. Quando Caridi decise di presentarsi alle regionali, la cosca entrò in campo per sostenerlo. È stata quasi tutta dedicata all'ex senatore Antonio Caridi, la parte di requisitoria del processo Gota curata dal sostituto procuratore della DDA di Reggio Calabria Giulia Pantano. Il PM si è soffermato sulla figura del politico reggino che sarebbe stato sostenuto dalla cosca Raso Gullace Albanese della piana di Gioia Tauro. Caridi era in rapporti con Girolamo Giovinazzo, detto Jimmy coinvolto nell'inchiesta Alchemia. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, a tra poco per la seconda parte. Bentornati in seconda parte del TG. Obiettivo: recuperare i ritardi sui rifiuti. La regione ora si affida all'università, all'Unical, il compito di redigere un piano stralcio adeguato. La cittadella si affida all'Università della Calabria per la redazione di uno stralcio che possa adeguare alle norme europee il piano regionale sui rifiuti attualmente in vigore. È un decreto del direttore generale del Dipartimento Ambiente Gianfranco Comito a dare il via libera alla convenzione che disciplina i rapporti tra Regione e Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica di IMES dell'Unical per la redazione del piano stralcio da effettuare entro il prossimo 15 giugno. È previsto un corrispettivo di 70.000 euro più IVA. La scadenza da rispettare per questo adempimento, che rappresenta una condizione abilitante per accedere ai fondi dell'Unione Europea destinati al settore nei prossimi anni, è però in realtà già passata da un pezzo.
Nel decreto dirigenziale, infatti, si legge che la stessa Commissione europea, ben 5 mesi fa, il 16 dicembre del 2020, aveva posto l'attenzione sulla mancata ottemperanza da parte dell'Italia dell'obbligo di conformare i piani regionali di gestione dei rifiuti e i programmi di prevenzione alle ultime direttive comunitarie, chiedendo alle autorità nazionali di comunicare tali adempimenti entro il 1 marzo 2021. 3 mesi fa, 19 febbraio, poi la Regione ha informato il Ministero dell'Ambiente della volontà di procedere con l'approvazione di un piano stralcio idoneo ad integrare e adeguare i contenuti del piano vigente, che sulla base delle linee di indirizzo approvate con deliberazioni di giunta regionale numero 340 del 2 novembre 2020, quest'ultima, e la delibera con cui sono state approvate le linee guida volute dall'assessore Sergio De Caprio, ma finora mai approdate in Consiglio regionale, motivo per cui il piano in vigore risulta ancora quello risalente all'era Oliverio 2016, mentre quello del capitano ultimo resta un atto di indirizzo e nulla più. La revisione del piano rifiuti ora dovrà prevedere come punti chiave l'adeguamento al nuovo quadro normativo comunitario, direttive, pacchetto economia circolare e alle linee guida del piano ultimo, nonché l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento risalente al 2014 con dati recenti sul ciclo dei rifiuti e sulla base degli obiettivi da raggiungere al 2025. La necessità di conformarsi alle direttive comunitarie era stata rimarcata dall'europarlamentare Laura Ferrara con un'interrogazione dello scorso dicembre. Il TAR della Calabria, sezione di Reggio, ha accolto la richiesta di sospensiva legata al ricorso del comune di Palmi attorno alla costruenda discarica di località La Zingara a Melicucca. Proprio ieri il TAR ha chiarito alcuni punti fondamentali. Intanto ha sancito una volta per tutte, fugando ogni ambiguità e strumentalizzazione, come il Comune di Palmi non abbia mai espresso parere positivo, ma anzi si è da sempre pronunciato in senso negativo alla realizzazione della discarica. Inoltre, cosa ben più importante, richiamando anche non solo le osservazioni del Comune scientifiche, ma anche la recentissima nota del Ministero della Transizione Ecologica, ha chiarito come un rischio potrebbe esserci per la salute pubblica, ha chiarito come il piano di caratterizzazione sostanzialmente sia ancora insufficiente. E se questo vale per il terreno sotto la vecchia preesistente discarica, a maggior ragione queste considerazioni devono estendersi e valgono per la realizzazione della nuova, che di fatto è accanto. È chiaro che non è ancora la parola fine, ma sono tutta una serie di atti, la nota del Ministero, l'ordinanza del TAR, che iniziano a dire in maniera chiara e inequivocabile che quella discarica nuova non è cosa da farsi. Quindi abbiamo visto su qualche ordine di stampa che vengono bloccati i lavori, in realtà non è così. E l'ordinanza in senso stretto attiene alla conferenza dei servizi, alla determina che riguarda il progetto di bonifica della vecchia, ma ripeto, un'interpretazione non dico estensiva ma ragionevole ci dice che se quel terreno è inadeguato e comunque vanno ancora approfondite, va approfondito lo stato dell'arte rispetto alla bonifica e quindi al terreno che c'è sotto la vecchia discarica, a maggior ragione deve valere per la nuova. Ripeto, sono attive quelle cose, quindi... Sindaco, ci sono varie manifestazioni di varie associazioni qui a Palmi, ecco, è uno scopo politico o sono dei cittadini che vogliono... Ma credo che ci sono state, non ho motivo di smentirlo, quelle che secondo me erano delle chiare strumentalizzazioni politiche, ma nella sostanza delle cose la battaglia deve accomunare tutte le associazioni e le amministrazioni che hanno a cuore la salute pubblica. Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 12 e 13 di maggio scorso ha adottato tra l'altro la seguente delibera: Presidente Tribunale di Locri, nominato Fulvio Accurso, attualmente Presidente Sezione Tribunale Locri. Il dottor Accurso, nato a Reggio Calabria, classe 63, magistrato ordinario, nominato con DM
1891, è stato dal 16/9/92 sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio, dal 19 di maggio 2000 giudice presso il Tribunale di Palmi, dal 14 settembre 2015 presidente della sezione penale presso il Tribunale di Locri e dal gennaio 2020 presidente vicario del medesimo Tribunale di Locri. Cambiamo pagina, Monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari Bitonto e amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Rossano Cariati. Sentiamo su questa nuova nomina. Grande commozione nella cattedrale di Squillace che ha ospitato la solenne celebrazione per l'ordinazione episcopale di Monsignor Maurizio Loise, che Papa Francesco ha nominato il 20 marzo scorso nuovo arcivescovo dell'arcidiocesi di Rossano Cariati, dove farà ingresso il prossimo 12 giugno. Un momento di grande gioia, di grande ricchezza spirituale, di grande responsabilità per me, ma anche per il nuovo vescovo o arcivescovo che con la consacrazione riceve una grande responsabilità per il bene del popolo. Motivo di gioia, ho detto, motivo di responsabilità, motivo di gratitudine verso il Papa che ha voluto ancora una volta poggiare gli occhi sulla nostra diocesi, e l'auguri a Don Maurizio perché possa fare tanto bene nel luogo dove il Signore lo ha inviato, e come ho augurato a Don Mimmo Battaglia 6 anni fa, auguro anche a lui che possa essere un fiume di benedizione per tutte le persone che incontrerà. Nativo di Squillace, Monsignor Aloise, 52 anni, è stato presidente della Fondazione Betania di Catanzaro, provicario generale della diocesi e rettore del santuario diocesano di Torre di Ruggero. La gioia, abbiamo sentito, è veramente tanta, no? È bello, il Signore continua a chiamare dal popolo santo di Dio alcuni fratelli e li mette lì come guide, come pastori. Mi viene in mente quanto dicono i santi padri della Chiesa: con voi sono un cristiano, devo camminare, devo crescere anch'io nella fede, per voi sono vescovo e quindi chiamato ad esortare, a spronare, no? È bello il segno del pastorale, no? C'è un gancio di sopra per prendere i lontani, c'è il bastone dritto perché è come il legno che si mette alle piante perché possano venire su belle, robuste, forti, c'è anche il pungolo di sotto per stimolare anche con la forza chi ha bisogno di questo. Quindi camminiamo insieme nella gioia del Vangelo, nella gioia della Pasqua. Alla cerimonia hanno preso parte anche gli arcivescovi di Bari e Napoli, Giuseppe Satriano e Domenico Battaglia. Centro onco-ematologico al Gomma di Reggio, il via libero tenuto al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, all'istituzione del Centro Emato-Oncologico, è una notizia preziosa per tutto il sistema sanitario regionale. A sostenerlo in una nota diramata alla stampa è Nicola Irto, candidato alla presidenza della Giunta calabrese, commentando il riconoscimento dello status di istituto di ricerca e cura a carattere scientifico per il centro di riferimento emato-oncologico Creo, questa la sigla Calabria. Andiamo adesso a Bagnara perché c'è una nuova protesta dei pescatori. Sentiamo, ecco, andiamo lì in quel comune. Signora, ecco, cosa è successo oggi a Cile? Mi hanno rubato. Stamattina è andata mia figlia a controllare la barca e ha visto tutti i vetri rotti. Mi hanno rubato il GPS, 2000 euro e più i vetri rotti. Anche una sedia si sono prese. Ci sono le telecamere, c'è a Scilla, ora ci sono le telecamere, già l'indagine è stata fatta. Quindi vanno derubate, diciamo, alcuni pezzi dell'imbarcazione. Sì, il GPS che l'ho comprato 2 mesi fa e la sto pagando. E ora perché siete qui al porto? Perché l'ho portata qua, è un'emergenza, perché là non poteva stare. E non ve la fanno mettere? Sì, abbiamo fatto il controllo e l'abbiamo dovuta uscire. Perché se io la lasciavo qua me la volevano sequestrare. Io sono una povera pescatore che mio marito deve lavorare. Se n'è andato.
Noi non vogliamo andare contro la legge. Noi siamo gente lavoratori. In questo porto non è successo mai niente. Ecco signora, voi siete solidari con la collega qua della... Certo, siamo pescatori, abbiamo figli che lavorano con le barche, che ci prende in considerazione il giudice. Siamo disperati, non sappiamo più cosa dobbiamo fare. Che ci danno meno un'area di porto per poggiare le barche. Quando devono fare il lavoro si spostano, non vogliamo altro. Non chiediamo soldi, non chiediamo niente, chiediamo solo lavoro per i nostri figli e tranquillità per noi. C'è stata un po' di tensione prima, la signora... Sì, ci siamo sentiti male, lei è venuta l'ambulanza. È da tanti giorni che stiamo lottando, tanti giorni che speriamo che ci sente qualcuno. Ecco, molta tensione. Molta tensione, lei si ricorda da quanto stiamo lottando e lottiamo sempre, fino a che ti fanno morire. Quando uno muore per problemi di pressione o male di cuore, il giudice dice, morì una. Qua ora tutto dipende dalla magistratura, perché le forze dell'ordine adesso hanno visto che abbiamo, che è successo, che ci hanno rubato a Scilla, la barca di mio padre, ci hanno rubato, sono consapevoli e hanno messo già le sorveglianze a Scilla per non mi succedere di nuovo un'altra imbarcazione. Ecco, secondo voi chi vi ha potuto rubare? Diciamo, colleghi stessi vostri di pescatori? Ma qualche delinquente. Noi qua da 50 anni non è successo a Bagnara, dopo 50 anni mai hanno rubato, mai tra di noi nella stagione. Ma non sono quattro barche bagnate. Ecco, questo è il periodo della pesca adesso. La pesca la stanno facendo morire. Già era morta, ora stanno atterrando. La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato un importante emendamento a firma del senatore Giuseppe Audino, cui va il nostro applauso per aver dato ascolto ai nostri appelli e alle nostre iniziative culminate nella manifestazione della cittadella regionale del 27 di aprile scorso per sensibilizzare sulle problematiche che impedivano la mancata stabilizzazione dei lavoratori ex LPU calabresi. E quanto si afferma nella nota che sto leggendo, uno stralcio ovviamente, dell'USB Pubblico Impiego Calabria. Con questo emendamento è scritto nella nota, non solo viene prorogata al 31 di luglio la scadenza per poter stabilizzare a tempo indeterminato i lavoratori ad oggi rimasti nel limbo della precarietà, ma vengono ripristinate quelle deroghe previste fino al 2020 che permettevano le assunzioni per i comuni in dissesto e predissesto che purtroppo in Calabria sono la maggioranza. Andiamo adesso a Bivongi, pulizia della Bambinopoli, la villetta del centro storico di Bivongi. Medambiente, IEP e associazione teatrale hanno rimosso le sterpaglie cresciute nel periodo Covid. Siamo nella villa comunale del centro storico di Bivongi in compagnia delle associazioni Medambiente, IEP e Associazione Teatrale. Ecco, è un'iniziativa importante quella di oggi perché queste associazioni continuano a fare volontariato, continuano a dare una mano d'aiuto all'amministrazione comunale, specie in questo periodo di Covid. Presente anche il presidente dell'associazione teatrale, Graziella Zaffino, perché non si interessa, questa associazione non si interessa solo di teatro, ma a tutte delle tematiche, le problematiche che ci sono nel paese. Sì, noi oltre ad essere un'associazione teatrale, quindi che si occupa di spettacoli teatrali, vogliamo essere parte attiva, parte integrante all'interno del nostro territorio. Ed ecco perché ogni anno puntualmente inseriamo nella programmazione annuale dell'attività dell'associazione anche delle giornate per promuovere la cultura del volontariato, la cultura della solidarietà, cercare di promuovere anche questo il senso civico, perché come spesso diciamo questi luoghi ci appartengono, rappresentano la nostra storia e di conseguenza dobbiamo prendercene cura e questo significa amare il proprio paese. Dobbiamo non solo dirlo a parole ma poi tradurre nei fatti appunto questo concetto. E quest'anno abbiamo, di solito noi come associazione teatrale ci occupavamo della pulizia della villa comunale dove organizziamo gli spettacoli estivi dell'associazione. Quest'anno su proposta dei ragazzi dello IEP ci siamo aggregati, abbiamo preso parte anche noi alla pulizia di questo sito che si trova nel centro storico, quindi è un sito anche che ha un valore simbolico proprio perché all'interno del centro storico di Bivongi.
Posso semplicemente dire che ci siamo trovati molto bene a collaborare sia con Medambiente, come abbiamo già fatto in passato, perché non è appunto la prima volta che facciamo, che lavoriamo insieme a loro su questo tipo di iniziative, e voglio in particolare spendere una parola per i ragazzi dello IEP, questi giovani ragazzi che stanno cercando di darsi da fare, che stanno cercando di portare le loro fresche idee senza pregiudizio alcuno, e stanno cercando di mettere tutto questo al servizio della nostra comunità, perciò penso che possano davvero rappresentare il futuro per il nostro paese. Anche quest'anno abbiamo scelto dei luoghi da ripulire, da abbellire, ma non tanto perché siamo operatori ecologici, sempre l'intento è quello dell'esempio. Ma prima di dire questo voglio ringraziare le altre associazioni, l'associazione teatrale Dietro le Quinte e GIEP, perché l'iniziativa quest'anno, a onor del vero, è partita proprio da loro, per fortuna, perché con la scusa di questa chiusura a motivo del Covid un po' ci eravamo un po' appannati tutti quanti. Ecco, questa è stata l'occasione anche per uscire, per vivere il sociale facendo qualcosa. Però sull'ambiente devo dare delle note dolenti, perché io sono sempre in giro, mi piace fare escursioni, ormai le porcherie, diciamo, i rifiuti vengono abbandonati dappertutto. Questo non va bene. Non capisco come la gente ancora, con tutti i bollettini di guerra che fanno i telegiornali ogni sera sull'ambiente, non capisco come la gente ancora non riesca a sensibilizzarsi riguardo a questo problema che riguarda la nostra vita. Noi sì, abbiamo pulito, ma quello che vorremmo che tutti ci impegnassimo di più, il pianeta ne ha bisogno. Noi l'abbiamo fatto qui a Bivongi, ma questa cosa riguarda tutti, in tutti i luoghi. Quindi l'appello è quello del rispetto dell'ambiente, sempre. Siamo qui come IEP, ho voluto fortemente questa giornata per due motivi principalmente. Il primo è perché noi nel nostro piccolo piano operativo, ovvero nella nostra calendarizzazione, mettiamo sempre come punto cardine il tema ambientale, perché noi ci teniamo molto all'ambiente, ci teniamo alla tutela, ci teniamo alla sensibilizzazione e alla promozione sia dell'ambiente che del nostro territorio. E quindi il messaggio che vogliamo far passare è che i giovani che fanno parte appunto di questo territorio si prendono cura dell'ambiente fin da subito, e che quindi anche questo serve per dare un piccolo segnale alle passate generazioni, perché noi giovani qua del territorio siamo molto attivi. E l'altro motivo, come ti dicevo prima, è perché visto e considerato anche il periodo difficile che un po' tutti stiamo vivendo, anche in modo particolare l'amministrazione comunale, è giusto da parte nostra come singoli cittadini darsi da fare, perché a noi non piace sinceramente che le persone ogni volta debbano dire aspettiamo che siano gli altri a fare qualcosa. Per noi è importante darsi da fare, e quindi se non interviene qualcuno siamo noi i primi a farlo, perché il paese alla fine è il nostro, siamo noi i cittadini che viviamo all'interno, e quindi per me è una cosa forse innata pensare di appunto darmi da fare e quindi tutelare il posto in cui vivo. Ecco, come diceva Diego Bucchino, questo è un dare anche una mano all'amministrazione comunale e un aiuto che viene dalle associazioni, che altre associazioni dovrebbero seguire anche lo stesso esempio. Tutto pronto per le giornate FAI di primavera previste per il fine settimana, ma già domani si comincia. Domani nel nostro giornale un ampio servizio con la conferenza stampa che ci sarà questa sera, ma abbiamo adesso l'intervista realizzata con Francesco Macri, che già ci anticipa alcuni luoghi che saranno presi di mira dai visitatori. No, domenica con il FAI si riapre questa reperto archeologico importante che è la villa romana di Quota San Francesco a Portigliola, e siamo stati felici di collaborare con il FAI per la riapertura di questo sito, e mi auguro, come l'altra volta, un anno e mezzo fa l'abbiamo aperta per la prima volta al pubblico, che ci sia la stessa affluenza di allora.
Tra l'altro, in quel giorno si continueranno a raccogliere le adesioni sia per Locride 2025 che per il distretto turistico della Locride, a cui stiamo lavorando molto, devo dire, come GAL. E anche tutto il resto. Adesso, fra giorni, partiremo anche col distretto del cibo. Ultima notizia che abbiamo fatto l'altro giorno al Parco delle Serre. Il Parco delle Serre ha approvato un biodistretto del parco, per l'appunto, dove però, siccome il GAL del Terre Locridee e il GAL delle Serre erano partner, tutti i territori all'interno dei due GAL possono aderire a questo distretto, che anche lì, come parlavamo all'inizio, si può pensare a qualcosa di promozione diversa da quella che è stata fatta fino adesso. Però bisogna darsi da fare. Dai, io credo che sono molto contento di come sta andando questo GAL, che all'inizio avevo sottovalutato, dico la verità, però devo dire che alla fine, quando trovi i collaboratori giusti e la voglia di fare nelle persone, le cose vanno bene. Quindi stiamo andando bene e speriamo di portare a conclusione tutti questi progetti che abbiamo iniziato. E veniamo alle anticipazioni di Incipit Sistema Comunicazione. Questa sera alle 20 sui nostri canali andrà in onda il TG delle belle e buone notizie, e domani sempre alle 20 la farmacia della poesia. Vediamo le anticipazioni. Anche stasera proveremo ad illuminarvi d'immenso. Ecco il nostro sommario. Futuro sostenibile. L'arte del corto ai nastri di partenza. Locri Dublino, la missione sociale e culturale di Simone e Luca. La farmacia della poesia è occasione privilegiata, è forma non inquinata di accedere a delle forme di conversazione dove l'unica vera aspirazione è quella di ritrovare nella vita della persona intervistata come la poesia si sia incastonata. La nostra mini rassegna stampa. Appuntamento con i quotidiani calabresi, le prime pagine, subito l'apertura che riserva il Quotidiano del Sud, edizione di Reggio Calabria. Bilanci aspri, accreditamenti, le grandi rogne della sanità, le anomalie che gravano sul sistema calabrese. Indiscrezioni danno per certo il rifiuto della proroga per la presentazione degli strumenti contabili dell'ASP di Cosenza, con conseguente azzeramento del vertice. Longo, convenzioni con privati fatte con autocertificazioni, assidenti. Sequestro di beni per fatture pagate più volte a un centro sanitario, il centro radiologico. E poi il bollettino Covid in Calabria, ieri 327 nuovi casi. A Crotone gli spacciatori incastrati dalla loro stessa videosorveglianza. E qui vedete Monsignor Maurizio Aloise, ordinato vescovo, guiderà la diocesi di Rossano Cariati. Cutro, un calvario di 20 anni, un manager del turismo in aula, decideva tutto il boss Mannolo. E poi il processo a Crotone, sempre per la giudiziaria. La cricca dei fallimenti, 8 condanne tra imprenditori, avvocati e consulenti. Reggio, bocciatura ANAC, internalizzazione, la grande beffa è giunta a marzo, ma a darne notizia solo oggi sono Marciano e Ghiati, è stata solo propaganda elettorale. Orda c'è lo smacco dell'illusionista Falco Matà. E poi per lo sport, il calcio, il Crotone torna a successo e lascia l'ultimo posto, Verona battuto con reti di Ounas e Messias 2-1 ieri sera a Lezio Scida. Praia Mare, l'inchiesta amici in comune, turbativa d'asta, agli arresti il sindaco, disposte dal procuratore di Paola Bruni 11 misure cautelari. E ancora il processo rinascita, i clan vibonesi e il ricco business del caro estinto. Poi si parla di borghi con il presidente facente funzione Nino Sperli in foto, un ponte culturale tra Calabria e Sicilia. Per quanto riguarda Gazzetta delle Sud, questa è la prima pagina, tutta Italia gialla, ma il coprifuoco resta. Dati
chiesti che riguardano la pandemia, con Draghi che privilegia le scelte graduali, l'orario di rientro dal 24 maggio sarà posticipato alle ore 23. Da lunedì continueranno le riaperture nel paese, netto calo intanto dei ricoveri nei reparti e in terapia intensiva, gli immunizzati quota 8 milioni finora. Melicucca, siamo al taglio alto, titoli sotto testata per l'edizione di questo venerdì 14 di maggio, accolto il ricorso stop all'iter della discarica, dunque a Melicucca. Per quanto riguarda le altre notizie, segue strate 5 società all'ombra dei clan, l'inchiesta Metameria della Procura Antimafia di Reggio, i verbali del pentito Lucibello hanno fatto luce sul giro d'affari dell'imprenditore Iannò che opera nel settore dei carburanti. La fotonotizia di Centropagina, domani la nuova iniziativa per over 50 soggetti fragili, oltre 16.000 vaccinati in un giorno, la Calabria prova a decollare con il Family Fax Day. Reggio, le doppie fatture pagate dall'ASPI, la Corte dei Conti valuta il danno erariale per quanto riguarda lo studio radiologico di Siderno che finisce alla Corte dei Conti, gli atti sono stati trasmessi dalla Guardia di Finanza. Comune di Reggio, internalizzazione di Idroregion e AVR, l'ANAC boccia l'idea. Per quanto riguarda Palmi, la prima edizione delle opere del piano di Francesco Cilè, poi Locri per la giudiziaria sentenza Alma Kunkis, ridimensionato l'impianto accusatorio. Era questa l'ultima notizia, poi tiene banco il caso Miramare di Reggio con la difesa di Falco Matà. Per quanto riguarda i titoli dei quotidiani di oggi è tutto, la linea la restituiamo alla nostra redazione. Grazie per averci seguiti. Il tempo che farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, cieli coperti con piogge abbondanti. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, molte nubi con deboli piovigini. È tutto per questo nostro giornale, grazie e riepilogo. Guardia di Finanza Cosenza, accertato danno erariale per oltre 3 milioni e mezzo di euro, segnalati 4 dirigenti dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza per responsabilità amministrativo-contabile. La Regione ora si affida all'Università, obiettivo recuperare i ritardi sui rifiuti, si tratta di una condizione abilitante per accedere ai fondi Unione Europea. La Calabria pigia sull'acceleratore, altra iniziativa Family Bucks Day in programma per le prossime giornate, andamento più spedito nelle inoculazioni. Pulizia della Bambinopoli, la villetta del centro storico di Bivongi, Medambiente, IEP e Associazione Teatrale hanno rimosso le sterpaglie cresciute nel periodo di Covid. Discarica la Zingara e il TAR ha stoppato l'iter, prevalente l'esigenza di tutelare la salute pubblica.